posso dire? Posso dire che noi abbiamo questo onore, fortuna. Io non sono veramente, non ho parole per... Avete avuto un gran culo. Dario Fo che ci parla delle emozioni, in questo corso sulle emozioni, più fortuna di così, io non so cosa può immaginare. Io ho sentito proprio lui, il vostro, come chiamarlo, istruttore, maestro, parlare delle emozioni. Stavano discutendo con delle ragazze e dei ragazzi e ho detto, oh to, guarda chi si sente. Perché? Perché sul problema delle emozioni e del creare emozioni e del produrre e soprattutto nel gestire le emozioni si è discusso per secoli in tutto il mondo del teatro, non soltanto del teatro ma anche della musica e anche dell'architettura, della scultura, della pittura. Si è sempre detto se e come bisogna usare dell'emozione e ci si è chiesti anche se l'emozione, se prodotta magari con artifici e soprattutto con trucchi particolari e soprattutto con l'intento di forzare le metope appunto del normale, non fosse negativo. Cioè a dire quando si spinge troppo sull'emozione, con l'emozione, i mezzi che producono emozione, poi quella che è la ragione, lo dico con tre R, la ragione sballa, viene distrutta, viene ammazzata la ragione, soprattutto la logica. E un'altra cosa che viene ammazzata è la storia, la condizione, la normalità e la geometria dell'umano e dei sentimenti anche. Ma prima di cominciare, ovviamente Diderot, un autore che dovreste sicuramente conoscere, è stato... si può dire il creatore di uno dei momenti più alti della storia dell'umanità, cioè una specie di dizionario, vocabolario dei pensieri, delle tecniche, delle situazioni, del linguaggio degli uomini, con una cosa come 15 volumi. Io ne ho a casa una parte, l'altra me l'hanno rubata, ma ogni tanto quando sono così vuoto vado a rileggermi questi testi, sono importanti. Una delle cose che ci ha fatto, almeno a noi del teatro, discutere soprattutto nel dopoguerra, io è lì che sono entrato nel teatro, che cos'è? È proprio un discorso di base che faceva Diderot. Diderot si rivolgeva soprattutto agli italiani. Voi sapete che nel 500, alla fine del 500, e per tutto il 600 soprattutto, ci fu una cacciata violenta degli attori e della gente di teatro, non soltanto di quelli, ma anche degli scrittori, di tutti coloro che esprimevano pensiero e idee, sono stati cacciati dall'Italia proprio perché lì era la base fondamentale del cristianesimo, cattolicesimo apostolico romano e si era il momento massimo della Controriforma. Ecco che durante la Controriforma motivi nuovi, pensieri nuovi, modi diversi di rendere il discorso e il problema della vita e della religione si erano insestati proprio, inseriti diremmo, dentro il pensiero degli uomini e nella discussione. E molti canoni, soprattutto diciamo dogmi della religione, erano saltati per aria, soprattutto era stata buttata per aria la logica degli interessi, delle speculazioni, della furbizia, del far denaro attraverso le cose sacre, del mettere una tassa su tutto quello che era legato alla spiritualità. E quindi naturalmente, siccome i satirici in particolare, e quindi parlando di satirici, in quel tempo era la gran parte del teatro italiano, la commedia dell'arte, ecco che costoro sono stati letteralmente cacciati, alcuni sono stati messi in galera, altri sono stati perdonati e subito sono fuggiti, quelli che già erano nel listino hanno fatto bagaglio e se ne sono andati.
in città perfino come Venezia, che era difesa fortemente dall'organizzazione politica del tempo, e in gran parte arrivarono in Francia. Francia spopolarono davvero. Perché? Perché arrivò un teatro che invece di essere spoglio, come erano tutti i teatri di allora, che erano delle sale, erano delle stanze, erano luoghi che non erano nati per il teatro. Così anche i teatri inglesi, che salivano a tutto, a concerti, a momenti di danza, e non avevano scena, soprattutto non era neanche permesso recitarci ognuno. Voglio dire che i bambini non potevano salire sul palcoscenico, e non potevano salirci soprattutto le donne, non potevano recitare perché era altamente proibito, perché la donna aveva dentro di sé il peccato, e soprattutto perché induceva la presenza diretta della donna a dei pensieri loschi, troppo realizzati dentro la carne e la sensualità. Allora arrivano gli italiani, che sono stati invitati da un re, Enrico IV, e cominciano a spopolare, tanto che il successo era talmente grande che il re stesso regala agli attori della Commedia dell'Arte, che erano di Venezia in particolare, ed erano in Geloso, il proprio teatro, il teatro di corte. Fatele quello che volete. Naturalmente quelli che ne avevano maggior vantaggio erano i nobili, ma il re, che era legato a dei movimenti religiosi piuttosto rivoluzionari, che aveva un po' scentrata la logica della corte, odiava in fondo la corte, che aveva anche tradito, alcuni di loro avevano cercato di farlo fuori, tanto è vero che finì ammazzato, ma questo è un altro discorso. Ma la cosa importante è che l'arrivo di questo re determinò un aiuto profondo verso la borghesia. Non soltanto i nobili potevano recarsi nel teatro di corte, ma anche i borghesi, naturalmente, ad un certo livello. Ma si arrivò anche alla popolazione, naturalmente, tutto quello che veniva realizzato dai comici dell'arte poi veniva copiato dagli altri autori, da altre compagnie. Tutti i più grandi autori e tutti i più grandi uomini di teatro del tempo si tradussero, si inserirono nel mondo degli italiani, tanto che allora già esisteva un detto: la grande lezione des italiens, la grande lezione che ci stanno dando gli italiani, su tutto, sull'architettura, sulle scienze, sulla filosofia, sulla musica, non parliamo, non c'era più una musica che non fosse di timbro e di andamento italiano, la scultura, la filosofia, l'ho detto, eccetera. Ora, questi attori, che cosa avevano di particolare? Che cosa portavano di straordinario nel teatro per determinare uno slancio di questo genere? Una caterva straordinaria di emozioni. Emozioni che erano legate a cominciare dall'abilità straordinaria degli uomini che entravano in scena, i quali erano maschere, i quali si muovevano usando del corpo con un'abilità incredibile, erano dei saltimbanchi, erano degli acrobati, avevano voci incredibili, ognuno sapeva suonare uno o due strumenti e tutti insieme potevano fare una banda incredibile. E soprattutto la cosa che stordiva il pubblico era l'improvvisazione, perché su qualsiasi tema, su qualsiasi situazione che si andava creando dentro la sala, una risata bisbilenca, una donna che arrivava in ritardo, una signora che si sentiva male, qualsiasi incidente, molte volte provocato a bella apposta, ebbene loro improvvisavano con una velocità incredibile, e il pubblico si sentiva rovesciato nelle proprie condizioni, soprattutto nel proprio modulo. Il modulo col quale ognuno veniva a teatro era distrutto e ricostruito in un'altra situazione. Così era per le emozioni anche vocali e soprattutto la situazione. Ecco, l'invenzione incredibile di quel teatro era il fatto che alla base c'era la situazione. Che cos'è la situazione?
è quella invenzione straordinaria per cui il teatro si stacca dalla realtà e diventa non l'imitazione, ma la ricostruzione per intero, la reinvenzione della realtà. Facciamo un esempio, usato naturalmente subito con grande agilità e abilità da tutti gli altri autori di quel tempo, a cominciare da Shakespeare, per esempio. Shakespeare, tutti i suoi lavori sono impostati sulla situazione Giulietta Romeo, pensate a Giulietta Romeo. Giulietta Romeo, che cos'è? La storia di chi? Di due innamorati. Due innamorati che arrivano addirittura ad amarsi al punto di preferire la morte che alla mancanza del rapporto fra di loro. La perdita della loro persona significa la morte. Ma come mai? Da che cosa è determinato? Beh, cominciare da un fatto non comune. Le due famiglie sono nemiche. Le due famiglie, tanto quella della figlia che quella del ragazzo, sono nemiche da anni, si sono ammazzate, ci sono state delle diaspore spaventose di tutta la città a causa delle lotte che in tutte le città italiane esistevano in quel tempo. È una storia italiana, del resto, tradotta in inglese e diventata famosa in tutto il mondo. Ecco, che cosa succede? Che il ragazzo, senza sapere come e dove sarebbe arrivato, fa una scommessa, una bravata incredibile e va a una festa della famiglia nemica. Si trucca, è una festa tutta in maschera, e lì incontra la figlia del padrone di casa. Non sa che sia la figlia, la corteggia, lei ci sta al gioco, nessuno dei due sa chi sia, soltanto a un certo punto ecco che entrambi scoprono di essere la figlia e il figlio dei due più acerrimi nemici della città. E qui comincia la situazione. La situazione è quella per cui l'amore diventa immenso e straordinario proprio perché c'è dentro una chiave imprevista. Sono nemici di razza e rischiano entrambi la morte, soprattutto il giovane. Se lo beccano in quella condizione lo ammazzano e lei è ben cosciente. E allora c'è la fuga dell'uomo che ritorna subito, alla stessa sera, e si arrampica su per le glicini per arrivare vicino a lei e parlano uno di sotto, l'altro di sopra, e poi arrivano una sera dopo ancora, addirittura lui entra nella stanza e si amano e poi fugge. E nello stesso tempo ecco che la gran trovata un'altra situazione. In un scontro terribile l'amico più caro della famiglia, un parente diretto, viene ammazzato. Viene ammazzato e quindi la tensione fra le due famiglie aumenta. Ma non soltanto, prima di arrivare a risolvere il matrimonio di nascosto, altra situazione, sono amanti, sì, sono nemici e di nascosto, grazie a un religioso, si sposano. E poi, il giorno stesso, ecco che c'è un altro duello e Amleto, no voglio dire scusate, Romeo, uccide colui che ha ucciso il suo più caro amico, ed è il disastro, è il massacro fra tutte le famiglie, altre famiglie vengono dentro, lui scappa, va a Modena, in uno di questi paesi del Veneto, dell'Emilia, vi dicendo, e lì succede un'altra situazione, è una situazione dietro l'altra. Lui va dentro una casa dove parlare, in quel momento scoprono che in quella casa ci sono degli ammalati di peste, e cosa fanno? Chiudono le porte e incendiano la casa. E lui, l'Amleto, scappa via al volo, riesce a salvarsi, è dato per morto. Ma nello stesso tempo c'è quello che arriva a dire all'Amleto, Amleto guarda che c'è un problema, non tornare adesso, è un momento molto difficile, lascia correre perché tua moglie ha finto di essere morta, ha preso una pozione, l'hanno messa nella tomba, quindi tu aspetta al momento un segnale per cui arriverai. Altra situazione, cosa succede?
il giovane, anche lui, viene preso e viene scoperto con addosso la peste e viene buttato dentro un leprosario e muore. E quindi non può dare la notizia al giovane. Io adesso pianto lì con tutte queste emozioni, però lo sapete benissimo. Allora che cosa succede? Che tutto sta in piedi per colpi di scena, che sono colpi di scena che stravolgono, che capovolgono ogni situazione del racconto. E naturalmente per tirarli in piedi bisogna cambiare le scene. E da chi hai imparato a cambiare le scene? Il teatro elisabetiano lo sanno tutti, non canà cambio di scena. C'è un cartello che dice bosco, quella dice foresta, tordo di una nave, ma non ci sono, non c'è scena. Invece i comici dell'arte, quando arrivano, beccano dentro scene che è incredibile. C'è un cronista francese che fa l'elenco di tutti i cambi di scena che ci sono in 20 minuti del teatro degli italiani. E dice che è una cosa incredibile, perché la scena veniva cambiata con una magia straordinaria, cioè uscivano i pezzi da di sotto, c'erano dei tagli dentro la base che lasciavano passare dei pezzi della scena, altri scendevano dall'alto, altri entravano ai lati, poi girava, riprendeva e c'era un'altra scena, nello stesso tempo si spostava tutta la scena, andava a pezzi, ne entrava un'altra, e per cui il Bosporo, le navi, il terremoto, le tempeste, una dietro l'altra si seguiva, e questo determinava emozioni. Già la scena era emozione, non parliamo poi della musica. Questi sapevano alla chiave fondamentale di un momento tragico, ecco che entra la musica, entra il canto, entra la danza, e la danza veramente altre emozioni, una appresso all'altra. Diderot dice, è un po' esagerato, abbiamo perso completamente quella che era la magia straordinaria della voce e del gesto. Non c'è più, perché ci sono tanti elementi, una presso all'altro, per cui tutto è distrutto, quello che è l'ingegno massimo dell'attore. L'attore è colui che con niente fa tutto. Diventa vento, diventa cavallo, diventa donna, diventa bambino, diventa, senza farne l'imitazione, senza caricare, soltanto con piccoli gesti e indicazioni e allusioni. Certo, una certa ragione ce l'ha, perché con tutta la magnificenza del teatro, della commedia dell'arte, veramente quello che sapevano fare alcuni comici che si presentavano era veramente straordinario. Ebbene, io ho guardato con attenzione questo tema e ho letto dei testi di autori che, naturalmente della parte della commedia dell'arte, che dicevano no, non esageriamo a questo gioco. Soprattutto tu pretendi, Diderot, che non ci sia emozione da parte di chi esprime giochi e andamenti, che sia distaccato, non vuoi che si usino degli effetti, non vuoi che si usi la musica, non vuoi che si usi troppo l'intendimento a sgarzare, come si diceva nella commedia dell'arte, il ritmo e il suono. Tu pretendi che non ci sia il ritmo del respiro, tu vuoi il ritmo suonato, determinato, matematico, geometrico, la pulizia massima dentro il tuo raccontare. E qui devo dire che molte volte, pensando a quello che dice, dico, Diderot ha ragione, tirate via l'emozione, mi dispiace per voi. Tirate via, no, non tiratela via, ma modulatela, fatela diventare non regola, per carità, ma metopa, qualcosa che è dentro la scultura dei greci. I greci usavano un rapporto fra la testa e il corpo di 7 volte Fidia, di 7,5 volte Policleto, e ognuno, ogni scultore aveva questo modulo che faceva entrare come geometria, come rapporto matematico dentro le figure.
eppure l'emozione è grande. Però senti qualche cosa che è veramente straordinario, questo rigore, questa attenzione a non strafare, a non andare oltre la dimensione e soprattutto andare nella magia più alta, non la riproduzione, ma la reinvenzione della realtà, questo l'avremmo già detto. Io voglio farvi un esempio, a proposito proprio di un pezzo molto conosciuto, insomma, che è quello dell'Amleto. L'Amleto a un certo punto, per fare cadere nella sua trappola, la trappola che ha preparato, lo zio che ha ucciso il proprio padre, il padre di Amleto, e scoprirlo davanti a tutti, cosa fa? Invita un gruppo di attori, una compagnia di attori, nel castello e in un momento che è ancora di lutto offre, per potersi liberare da questa angoscia, agli attori una possibilità di esibirsi e di divertire e di coinvolgere tutta la platea, che è formata non soltanto da nobili ma anche da tutti quelli che fanno lavoro, anche i servi e dicendo. Quindi una festa per tutti, liberatoria. E di nascosto dice il tema che si deve risolvere. Una storia che è venuta guarda caso in Italia e che ha suscitato il desiderio di raccontare e di mettere in scena agli attori italiani, e che è la storia di un re che viene ucciso da il fratello, guarda caso per amare poi la moglie di lui, e lo avvelena. Questa è la storia. Però dice: non parlare con nessuno, all'improvviso apparirete e modificherete l'andamento della storia. Non c'è pericolo, quindi sono io che vi do la garanzia. Comincia, si preparano alla rappresentazione e Amleto dice: senti, fammi sentire il primo attore, come recita, voglio sentire il vostro ritmo, che tono riuscite a ottenere. E allora lui dice: va bene, parlerò di Troia e del massacro che ne fecero gli Achei. E lui recita questo pezzo e tutti sono commossi dalle cose che racconta, e soprattutto dalla facilità con cui arriva a far immaginare in ogni momento quello che la tragedia che si svolge. E recito il pezzo che lo so a memoria, appunto, che recita questo attore, primo attore della compagnia. Alto sarà il tempo per cui nessuno potrà dimenticare di quello che accadde a Troia in quella notte. Bambini che gridavano, andavano, e la madre grande, regina per tutti e madre di tutti, piangeva lacrime e sangue le usciva, e i suoi singhiozzi erano tali che sgangheravano normalmente perfino gli dèi e il cielo. Nessuno riuscirà mai a riprendere tanto dolore. E la ferocia di coloro che uccidevano era senza limite, e il giovane figlio del re fuggiva portandosi il padre in spalla, e altri cadevano e altri venivano acchiappati da quella marmaglia, strozzati, sgozzati. Io che ho partecipato non visto, e ho visto senza poter piangere, senza poter urlare, senza poter fare niente, nascosto com'era dentro un buco, ecco. Io vi dico che mi sono sentito morire 10 volte, con ognuno di loro io sono morto. E poi c'è stato il silenzio, è terribile l'odore del sangue e i pianti. Tutta la notte le donne e i bambini che si erano salvati piangevano. E finito.
finisce così, pensa. Poi c'è l'Amleto che si avvicina, va verso gli spettatori. E questo è importantissimo, un'altra dimensione straordinaria del teatro della commedia dell'arte, rivolgersi direttamente agli spettatori. Gli spettatori sono i veri testimoni e bisogna introdurli nella scena, far loro partecipare. Voi avete ascoltato questo uomo, questo grande attore, devo dire. Si vedevano le sue lacrime. E la voce gli si spezzava dentro la gola e le sue dita tremavano e il sudore gli usciva di dietro dalla nuca e non respirava quasi. E quando respirava la fatica veniva proprio dal di dentro, dallo stomaco, dallo fegato e anche dal cervello, tutto di dentro questo dolore. Lui si muoveva. E lo faceva sentire a noi tutti. Io mi sono chiesto, ma questo uomo sa di che cosa sta parlando? Di Creta? Di Micene? Di Sparta? Oppure di un'altra città? E questi uomini, lui sa da dove venivano, con che navi, qual era la ragione di questo tumulto, di questo massacro? No, io credo di no. Non se l'è anche chiesto. Forse pensava recitando alla madre sua, ma io credo che, mi pare che non abbia conosciuto sua madre e neanche il padre e non ha mai assistito a un massacro. Quindi su che cosa si basava? Sull'immaginazione. E soprattutto si basava su di voi, sul vostro respiro. Voi non ve ne siete accorti, ma lui riusciva a farvi respirare al suo ritmo quello che lui decideva di farvi sentire e provare con i suoi tempi, i tempi del recitare e l'assurdo di questi tempi. Questa è la magia del suo teatro, finzione, lontano, immenso dalla realtà, imparata. Questo è il pezzo di dire che mi fate bere un goccio di vino. Del tempo e del ritmo. E sempre a scuola ci insegnano che tempo, ritmo, andamento, sono invenzioni dei poeti, dei grandi poeti, i quali, conoscendo la matematica, conoscendo i rapporti della geometria, ecco che riuscivano anche a inventarsi gli andamenti di un discorso, che non sono semplici, ma sono complessi. Pensate, e si diceva allora, pezzo di Dante, batti col renne su lungo sedace, come d'autunno cadono le foglie, similmente il malseme d'Adamo, pittasi da quel vivo ad una, come a un gel per suo richiamo. O bella, 11 e 9. Tu che ne altro tempo non farai mai che il tempo sia. 9. Altro sarà il dolce mirar di tutti i tempi. 8. Tanto è il che non farà lei bello il salario del tuo cervello. 14. Qual è questa regola? Da dove viene? È casuale? No. È il pensiero straordinario e lo studio e l'immaginazione magica del grande attore o del grande poeta, meglio dire. È una grande balla. E io l'ho scoperta grazie a uno studioso, un russo, Plekhanov, il quale andando intorno per le campagne della Russia, poi è andato in Ungheria, è arrivato anche in Italia, e registrava allora con un apparecchio
che era condotto da un filo d'argento, e su questo filo d'argento riusciva a incidere gli andamenti. E racconta che quando arrivò in una plaga russa, chiese a un contadino di cantargli una canzone che già aveva ascoltato altrove, per vederne le varianti. E questo contadino ha cominciato a cantare, e poi a metà alla prima strofa dice: no, non riesco, ho bisogno di una raspa, cioè una specie di strumento che serve a pulire la stalla e con il quale si fa un determinato gesto a torno, così. Scusate, poi si fa una cosa, si torna indietro, e fa questa raspa, fa un rumore. Una ritmica. E lui comincia allora a cantare. Ho imparato, così come in un brano, l'andamento musicale, in una registrazione fatta poi postuma. I disegni per me che ho saltato qui nel primo son, i tizio per che dire fissa sotto, si tu rito, tu rito, tu rito, mi arriva l'ombra, si fa, si trotta fissa, ti chiudere, che ho fatto. Le metriche sono incredibili, fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 8, sono alternate a secondo i gesti e gli andamenti. Ma quello che fa più meraviglia è quando si arriva a pezzi che sono stati registrati tanto tempo fa, che io ho cantato parecchie volte, sono quelli dei rematori. I rematori, che ho detto, a spinta, spingono alla laguna di Venezia dei pali dentro il fondo della laguna e poi sollevano. Sono due o tre su queste barche, che si chiamano barche da sciopero, molto leggere, lunghe, fisolate, ma che hanno un andamento facile, perché sono di una leggerezza, e proprio tagliano galleggiando sull'acqua, ma hanno un equilibrio relativo, insomma, minimo. E per poter stare in equilibrio bisogna andare insieme, proprio con grande armonia e tempo. Allora la canzone che io vi faccio sentire è una canzone che narra di un viaggio, di una traversata della laguna. E mi me ne son andavo dove venivano i goti, giocando per le donne ed altri goti. Io sono andato dove fanno i bicchieri e là c'erano delle ragazze che facevano canti, gioco e altri giochi. Gioco vuol dire lavorare, cioè con un'armonia, altri giochi sono quelli d'amore. Allora, vediamo un po' la metrica. E mi me ne son andato, 7. Dove che feva i giochi, 7. Giocando belle donne, 8. E altri giochi, 5. E qui c'è dentro tutto il movimento del remo. Guardate. E state attenti, comincia con una E, perché la E ti permette di respirare, di prendere fiato. E allora E e spinge naturalmente in verticale, insieme a un altro, a perfetto ritmo. E mi me ne suonavo, 1, 2, 3, 4. Dove che va giù? Avete sentito come cambia il ritmo e soprattutto la vocalità? E me ne sono andato, spinge, fatica, e abbassa l'addome spingendo ed esce una strana nota, dao, poi si tira su e naturalmente fa uscire il palo dall'acqua e non fa fatica. Dove che veva i giochi? Giocando bene donne ed altri giochi, dava, dava. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
Questa è una delle prime tipiche della storia della letteratura italiana, della poesia italiana. Ma ce n'è un altro che è straordinario, ed è quello che cantano i siciliani a Siracusa. Voi sapete che ci sono delle specie di grotte enormi in Siracusa, dentro le quali c'è sempre fresco, anche in piena estate. E dentro queste grotte enormi ci sono i cordali, i quali si mettono quattro da una parte, cinque da un'altra, e insieme torcono le corde fino a farle diventare grandi, importanti, che sono quelle poi di mare, per le navi, eccetera. In questo gioco, purtroppo sono bloccato da questo, cercate di immaginarmi nel movimento normale, allora succede che uno s'abbassa, tira, lascia passare l'altro di sopra, tira, uno, due, tre, poi molla, va dietro, prende, vola, eccetera, prende, cambia il volo, uno, due, tre, quattro, eccetera, eccetera. Tirano e si scambiano il posto e dall'altra parte fanno uguale. Il canto è un canto che assomiglia molto a un canto da ballo, canto da ballo si dice, che è quella su, 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 te tutta l'anno, adesso vida, otto sederanno, questo è. Però qui, siccome è adattato, anzi credo che sia l'originale, che si muove e che si esprime, tutto dentro questo ritmo del lavoro, cioè il lavoro, è molto diverso. Io faccio uno e l'altro personaggio insieme e che si gioca. Suri, 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 tutto l'anno, aulami, suri, tutto l'anno, ah, evapi, suri, tutto l'anno, ah, de, io vedo dove sono tanto, ah, ah, de, che insomma, sarebbe un'altra, continua sempre 11, poi alla fine diventa 5. E questa è una costante. Lo strambotto si chiama lo strambotto questo canto, questa metrica. Guarda caso, però troviamo nella poesia. Allora mi chiedo, secondo voi, è nato prima lo strambotto sull'attiro delle fune? O è nato così e poi i cordali hanno adattato lo strambotto al tiro? Un po' difficile, perché quella è un'azione bloccata metricamente e matematicamente, geometricamente perfetta. Se la sballi, sballa tutto il lavoro. Quindi è ovvio, tanto non andare sulla barca del sciopo. E tutti i lavori che ci sono dei lavori che sono legati per esempio alle donne. Ne ho trovato uno bellissimo che è dell'ottavo secolo, no, del non secolo, ed è la storia romanica, quella della donna lombarda, non so se qualcuno di voi la conosce, quella originale proprio della Lombardia. Donna lombarda, donna lombarda, donna lombarda. Oh, amami a me, oh, amami a me, come voi, che tanti che non ho marito, vero marito, che non mi vuol bene, che non mi vuol bene, e tutto ciò che io sia che non vuol fare sorrere, il come lei sa di dover risolverà, e in due mattina lo sento in quantero, e io che devo risolvere, che sono della donna lombarda, donna lombarda, oh amami a me, oh amami a me, oh amami a me, e tutti i piedi riconfitti il mio cuore, e sono tritana e mi vengono in dolore, di romena, di romena, di giusito, di romena, oh donna lombarda che mi è.
Ebbene, questo canto viene eseguito mentre si fa la pula. La pula è il residuo del grano e bisogna sbatterla fuori dal cerchio nel quale, come si chiama il cerchio della pula? Mario, non lo so. La rete. Cioè, era il cribbio. Cribbio, bravo, cribbio. E allora il canto è questo. Donna lombarda, donna lombarda, perché non ami, perché non ami. Allora qui non c'è l'amore. Il cribbio fa ci 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 Ed è fondamentale perché viene eseguito insieme tante ragazze e naturalmente andando insieme si evita una cosa importante, di avere la polvere una presso l'altra, non deve essere insieme, perché insieme, buttandolo per aria, il vento passa e la porta via tutto. Se uno sbaglia, arriva a metà e c'è tutte le altre, si vengono lo spirito. Quindi che sia l'aperto. Momento si parla aperto questo discorso e si sceglie una giornata di vento o di aria ben intensa per evitare proprio di sbattersi un vento nel lavoro. Ma il ritmo del canto deve essere, ed è una canzone che trovo stupenda, una delle più belle ritmiche che esiste. E l'andamento, guarda caso, è un'altra volta uno strambotto del nord dell'Italia. Beh, c'è veramente da farvi i brividi. Ci hanno insegnato che tutta la metrica è dei poeti e ti accorgi che è legato al lavoro dei contadini. Cioè il lavoro cantato perché questo dà il ritmo e dà meno fatica. Uno dei lavori più faticosi è il battepali di Venezia. E voi siete quasi tutti veneti, mi pare, o più di lì, o su della parte cosa, anche in tutte le città dove si battono i pali nei secoli, esiste questo lavoro per fare i piani. Si battono dei chiodoli, si chiamano, cioè sono dei pali, che sono naturalmente tagliati in modo particolare, di un legno lontano, si chiama, è lì apostrofo lontano, che resiste all'acqua, anzi diventa più forte nell'acqua. E per poterlo inserire naturalmente ci vogliono 4-5 uomini, questi pali enormi, lunghi, ognuno si mette in una certa posizione, davanti, di dietro, dall'altra, poi vanno su per aria e lasciano andare il botto. Ce n'è uno che canta e dà le ritmiche, gli altri rispondono nel momento stesso in cui mollano il palo, il battipalo, che fa entrare nel fondo il palo che viene interrato. Allora un palo da interrare, l'altro grande, pesante, che serve a battere e a schiacciare. Il canto è vita! Canto dell'Africa è indicato già nel V secolo, cioè all'inizio della costruzione delle prime forme della laguna, e c'è una testimonianza scritta con segni di ritmica dentro, e anche qui non si può certo dire che l'abbiano inventato i poeti e gli altri si sono messi in giro. Ah, che bella canzone! Facciamoci un battipale, no? Adesso volevo fare un salto relativo, in verità. In verità è un andamento
semplice. Dunque, faccio queste pause perché ho in mente di andare verso situazioni diverse. Facciamo una cosa, io vi prego di farmi delle domande in merito. I termini li ho già dati, a meno quelli più importanti, poi ce ne sarebbe a parlare per delle ore. Se a voi interessa, fatemi delle domande e io rispondo, così abbiamo fiato tutti. Io volevo fare una domanda quando ha detto, quando ha parlato, no, di Diderot, che se ho capito bene, se ricordo bene, che parlava delle emozioni dell'attore. Sì. Cioè, allora un conto è suscitare l'emozione del pubblico e un conto è che l'attore viva l'emozione. Ecco, mi piacerebbe che approfondisse di più, cioè, questa relazione tra l'emozione che l'attore vive e l'emozione che cerca di suscitare nel pubblico. Oppure quando ha fatto l'esempio, no, in Amleto, che l'attore non aveva visto nessuna strage, non conosceva, no? Niente, non conosceva sua madre, però riusciva lo stesso a indurre, lei l'ha chiamata immaginazione, ma che rapporto c'è tra l'immaginazione e l'emozione suscitata nel pubblico? L'Amleto, già nell'Amleto c'è la risposta a questa cosa, perché lui, sempre rivolgendosi al pubblico, finito di fare l'elogio di questo attore che non sa niente di storia, non sa niente di filosofia, non sa niente della tradizione orale o scritta di un'opera grande, appunto, come la storia della guerra di Troia, ha e produce emozioni che sono costruite, parte vere e parte completamente costruite. Lui dice, e io che fresco sono di una tragedia, un assassinio dove mio padre è stato avvelenato e portato a morte dalla moglie, dalla donna che amava di più, io sono nato da questo amore, dovrei risentirmi in qualche modo, dovrei portarmi a urlare, a distruggere tutta questa città, tutti questi muri. Invece sono opaco, come il momento in cui il sole sta nascendo all'orizzonte, non dà colore, non dà suono e non dà luce. Io sono uguale. E perché dentro di me non è nato sentimento? Perché non è data la rabbia? Né passione. Sono io vuoto o è il dolore che mi ha raggelato ogni cosa? Forse il dolore vero è quello senza grida, senza lacrime, dove il cuore batte serenamente e dove la voce esce come se nulla fosse accaduto. Il vero dolore è il nulla. Ecco, questo è il pezzo. È la risposta. Bene, un'altra domanda. È bella. Ma lei si proponeva l'obiettivo di suscitare nel pubblico le emozioni, e come faceva? Lei si proponeva l'obiettivo di suscitare nel pubblico, o se lo pone l'obiettivo di suscitare nel pubblico delle emozioni, e come fa? Ebbene, siccome noi abbiamo il tema del successo. Già. Il discorso è già dentro una canzone o un pezzo da recitare. Chiedo, e lo chiedevo a Diderot, bisogna dare colore, bisogna dare peso, bisogna dare tonalità speciali a quello che racconto. Urla
e pianti, vibrazioni acuti, bassi, profondi, o il più semplice.